Beh, allora dovete sapere che per i samaritani i libri da credere veri sono 6. Quindi 6, poco più di 20, più di 40, poco più di 20, più altri copti, più altri libri che non sono veri né per gli uni né per gli altri. Cioè, a seconda del luogo geografico in cui nasciamo, noi ci sentiamo dire quali sono i libri nei quali dobbiamo credere. Lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte. Questo è un dato di fatto. E non c'entrano le traduzioni. Allora, questo è l'insieme dei libri che costituiscono la base del pensiero religioso. Questi libri poi vengono predicati da una gerarchia, parliamo di XVI, perché poi le altre chiese hanno altro tipo di organizzazione, comunque in genere vengono predicati papa, cardinali, vescovi, teologi, sacerdoti, catechisti, che non conoscono la lingua nella quale quel libro è stato scritto, quell'insieme di libri sono stati scritti. E quindi li predicano sulla base di traduzioni. Quando io dal 2010 che ho iniziato, diciamo, con questa così divulgazione pubblica, le prime cose che mi venivano dette, contestate, erano: ah, ma tu dici le cose che stai dicendo sulla base di traduzioni, quelle che fai tu. Sapete, io prima le facevo per le edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 19 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente, e quindi tu predichi, parli sulla base di traduzioni, e sai che ogni traduzione è un tradimento. Benissimo, accetto la regola, ma la regola è reciproca, cioè vale anche per loro, non solo per me. Cioè, chiunque predichi sulla base di traduzioni predica sulla base di tradimenti, no? Perché soprattutto tradurre le lingue antiche, capite che non è cosa facile, no? E per cui c'è sempre, come dire, quantomeno la possibilità dell'errore. E predicano quindi anche loro sulla base di tradimenti, tenendo presente soprattutto che le traduzioni della Bibbia sono continuamente variate nei secoli, stanno variando, adesso ne vediamo una importantissima, e varieranno ancora. Vi dico quali sono, adesso poi vi dirò quali sono altre parole che scompariranno. Quindi quelli che la predicano sulla base di traduzioni. Dopodiché i fedeli, cioè quelli che la credono vera, diciamo che nel mondo ci sono 1.500.000.000 di cristiani, voglio essere buono, 1.400.000.000 di cristiani crede assolutamente vero quel libro che non ha mai letto. O no? Vero? Allora, non sappiamo niente di quei libri. Vengono predicati da chi non conosce la lingua nella quale sono stati scritti, vengono creduti veri da chi non li ha mai letti. Questo è il cristianesimo. Ditemi che non è vero. Se invece di parlare del cristianesimo parlassimo di una setta di 300 persone che ha un guru che predica dei libri di cui non si sa nulla, questo guru ha 15-20 ministri che lo aiutano a diffondere il suo verbo, che non conoscono la lingua nella quale quei libri sono stati scritti, e poi 250 persone che credono ciecamente a ciò che sarebbe scritto in quei libri senza averli mai letti, noi che cosa diremmo di quella setta lì? Non state a dirmi, ma tutti avete pensato qualcosa. Bene, quello che avete pensato di quella setta lì, pensatelo pure del cristianesimo, perché non c'è differenza. Non c'è differenza. Questi che dicono appunto che in questi libri c'è la verità, sono poi quelli che, giustamente, devono spiegarci la differenza tra quella che sarebbe la verità, cioè il monoteismo israelitico diventato poi monoteismo cristiano, e gli altri popoli. Poi entriamo nel merito, cerco soltanto di dare un inquadramento generale. E gli altri popoli sono i poveri pagani politeisti che credevano, poveretti, in statue di pietra, in idoli di legno, dietro i quali non c'era assolutamente nessuno. Quindi c'era l'unico popolo intelligente nella storia dell'umanità, Israele, non gli ebrei, attenzione, non gli ebrei, Israele,
una delle migliaia di famiglie di ebrei, perché le altre famiglie di ebrei appartenenti alla stessa famiglia di Abramo facevano parte degli stupidi che credevano negli idoli di pietra, attenzione, non bisogna confondersi anche qui. Cioè i fratelli e i nipoti di Abramo seguivano gli idoli di pietra. Abramo era l'unico intelligente che aveva capito che esisteva un Dio solo. Non ha mai perso 10 minuti a spiegarlo ai fratelli, evidentemente, perché se avesse perso 10 minuti per dirgli, la vedi la differenza tra quella statuetta lì che adori tu e questo qui che esiste davvero? Non ha mai perso 10 minuti. E i fratelli di Abramo hanno sempre creduto negli idoli di pietra. Allora, quindi io penso ai Fenici, che con i commerci e le armi hanno conquistato il Mediterraneo, ma erano talmente stupidi che parlavano con gli idoli di pietra senza accorgersene. Penso ai babilonesi, che erano talmente idioti, che parlavano con gli idoli di pietra e non si accorgevano che dietro gli idoli di pietra non c'era nessuno. Penso ai romani, che hanno conquistato il mondo, ma parlavano con gli idoli di pietra senza sapere che dietro gli idoli di pietra non c'era nessuno. Penso agli ettiti, penso agli egizi, penso a tutti. A chi seguiva la religione indù? Tutti stupidi. Nessuno si accorgeva che stavano parlando con dei pezzi di pietra dietro i quali non c'era assolutamente nessuno. Gli unici erano gli israeliti. Diciamo che domani finisce la nostra civiltà. Tra 2000 anni arrivano qui a scavare. Trovano migliaia di statue, legno, pietra, gesso, plastica, metalli preziosi, vetro, tutto quel che volete, di uno inchiodato su una croce. Poi faranno lo studio, come stiamo facendo anche noi, non io che non conto nulla, dal quale si rileva che purtroppo prove storiche dell'esistenza di quello lì non ci sono. Io sono tra quelli che pensa che quello lì sia fisicamente esistito, sia ben chiaro, quindi non sto negando l'esistenza di Gesù. Ma se dobbiamo osservare da un punto di vista storico, non ci sono prove storiche della sua esistenza. Quindi tra 2000 anni diranno che il cristianesimo era una religione idolatra, perché adoravano la statua di uno della cui esistenza non c'è alcuna prova storica. E poi diranno, ma questi qui, oltre a credere in quello lì che dicevano di essere figlio di un Dio, facevano anche le statue di sua madre e adoravano anche quelle, e poi si sono creati tutta una serie di divinità intermedie alle quali si rivolgevano per ottenere grazie e favori, perché queste divinità intermedie, cioè i santi, che contano per i cattolici, so che non contano per i protestanti, per fortuna, si rivolgevano a quelle per avere appunto chiedere l'intervento, no? Perché fungessero da intermediari. E quindi diranno, senza alcuna ombra di dubbio, se tra 2000 anni applicheranno le stesse categorie interpretative che oggi gli esegeti biblisti monoteisti applicano ai popoli antichi, diranno senza alcuna ombra di dubbio che il cristianesimo era una religione idolatra. Non c'è scampo. Mi spiegate in modo convincente, che differenza c'è tra la statuetta di Padre Pio e la statuetta degli dei Lari e Penati che i romani si tenevano in camera da letto? Me la spiegate? Ma in modo convincente, non dirà, ma i romani poveretti erano stupidi. Non è fabbricata in serie, l'altra no. Non è fabbricata, esatto, bravo. Non le facevano in Cina. Non c'è nessuna differenza. Nessuna differenza, nessuna. Siamo idolatri come loro, ma con una colpa in più. Questo è un ordine che non è mai stato revocato ed è stato dato da Dio. Non ti farai scultura né immagine di quello che sta in cielo, né di quello che è qua giù sulla terra, né di quello che è nelle acque sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, Yahweh, sono il tuo Elohim,
Sono un Elohim geloso che punisce la colpa dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione. Quest'ordine non è mai stato revocato. Tutte le chiese sono bestemmie contro Dio. Non c'è alcuna ombra di dubbio. Quando ogni tanto succede nelle conferenze, è successo a Loano, è successo a Bologna, è successo dove in Puglia, che c'è qualcuno che si alza e urla, no, con la Bibbia in mano. In Puglia era successo perché al piano di sotto dell'hotel c'era una conferenza di testimonianza, non mi ricordo più di chi. Allora a un certo punto è venuto su uno, e allora io dovrei dire, io in quanto fedele, alla domenica mattina entrerei in un importante duomo dove magari sta officiando un vescovo, un cardinale, a dirgli: quando vi deciderete a togliere tutte queste statue da qui dentro? State bestemmiando contro il vostro Dio. È qui, non nelle mie traduzioni. E questo ordine qui non è mai stato revocato. Chi è che ha deciso o si è arrogato il potere di andare contro quell'ordine di Dio? Chi ha inventato quel Dio sa benissimo di poter fare quello che vuole. E sa benissimo che se non dava ai cristiani le statuette, col cavolo che costruiva la religione, perché doveva sostituire le statuette delle cosiddette religioni pagane. E quindi doveva lasciare che i fedeli avessero le loro immaginine da utilizzare come intermediari, perché Dio è troppo lontano. Solo che Dio ha detto: non ve le farete mai. Dio si fa per dire, fortuna non è Dio, ma mi metto nei panni ovviamente degli altri, no? Che dicono: quello è Dio. Allora, se quello è Dio, togliete tutte le statue, togliete tutti i crocifissi, perché ve l'ha detto lui, il vostro capo. Finito, basta, non c'è da discutere. Non c'è da discutere, quell'ordine lì è perentorio, chiaro, mai stato revocato. Insomma, noi viviamo dentro questa situazione qui, alla quale non pensiamo, alla quale non riflettiamo. E ripeto, siamo ancora fuori dalle traduzioni, da problemi di Dio esiste o non esiste, cosa di cui io non mi occupo, sia ben chiaro, perché di Dio non so nulla e quindi non ne parlo mai. Non sapendone nulla non posso neanche dire se esiste o non esiste, perché non lo so. Non me ne occupo perché tanto, quando anche me ne occupassi, arriverei alla fine della vita senza darmi una risposta soddisfacente, quindi non perdo tempo, ecco, preferisco occuparmi di cose per le quali almeno teoricamente la risposta c'è. Poi per gli uomini di fede la risposta c'è, e io non ho nulla da dire, sia ben chiaro, cioè chi ha una fede se la viva tutta, coerentemente, perché soprattutto la fede spesso aiuta a vivere bene, e quindi se aiuta a vivere bene, chi ce l'ha se la tenga, ci mancherebbe. Il problema è che non si cerchi di convincermi che quella fede ha fondamento in quel libro lì. Uno crede, se vuole, crede in Dio, benissimo. E io non ho nulla da dire. Se mi si dice credo in Dio perché Dio è qui, allora qualcosetta da dire ce l'ho. Qualcosetta da dire ce l'ho. E quindi questa è la situazione iniziale. Vi dicevo prima che... c'è qui l'amico Nicola che mi va... dato questo di cui io non conoscevo, c'è una rivista dedicata al Papa attuale che si intitola Il mio Papa. Nella prima pagina, quindi la troveranno tra 2000 anni negli scavi, e nella prima pagina c'è scritto le 5 Madonne che Francesco prega sempre. Le 5 Madonne che Francesco prega sempre. Quando le troveranno tra 2000 anni, cosa cavolo diranno di questo Francesco? Che pregava 5 diverse madri di Dio. Ma a voi non è mai capitato di sentire dire io sono devoto o devota alla Madonna di Lourdes e altro che dice: ah no, io invece prego la Madonna di Međugorje. Ah no, io invece prego... Scusate, questa è o non è idolatria? Che differenza c'è? E se... Probabilmente idolatria pregare la Madonna. Io ho tutti i suoi libri, mi sono sentito qualche decina di ore di YouTube, di sue conferenze, di fumetti, quindi sostanzialmente sono proprio qui, la stimo e l'apprezzo. Però credo che quando Icaro
per dare per abbassare un po' il tono. Se devo da questa Madonna a quella Madonna si riferiscono alle apparizioni della stessa Madonna. Poi è opinabile il fatto che uno debba pregare Madonna. Spero anch'io, è che alle volte vengono messe in contrapposizione, come se una fosse meglio dell'altra, questo è fatto. No, ma ha ragione, concordo. E se qualche cialtrone televisivo vi dice che se vi mettete quel tale bracciale o cose del genere, e queste robe qui fatte in serie industriale dove c'è scritto che questa medaglia qui produce grazie se uno se la tiene addosso, che differenza c'è? Nessuna. Però queste sono considerazioni mie, no? Che mi paiono abbastanza concrete, però diciamo che sono considerazioni mie. E allora sentiamo che cosa dice Paolo, che è il fondatore del cristianesimo, e quindi se lo dice Paolo siamo tranquilli. Nella prima lettera ai Corinzi, anche se il capitolo 8, anche se infatti vi sono delle pretese, o cosiddette a seconda delle traduzioni, vi sono delle pretese divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, ma per noi ce n'è uno solo. Cioè, tra i tanti che ci sono, per noi conta quello lì, che è quello col quale abbiamo rapporto. E lui, che era ebreo e di preparazione e studi farisaici, sapeva bene che gli Elohim sono tanti, e lo dice lui che sono tanti, e tra i tanti dice però per noi lui. Questo non è monoteismo, questo in termini tecnici, quelli coniati dai sapienti, si chiama monolatria, cioè sceglierne uno tra tanti di cui si conosce l'esistenza. Quindi Paolo era un monolatra, non un monoteista. E nella migliore delle ipotesi il cristianesimo è una monolatria, cioè crede, poi è stata fatta diventare ovviamente un monoteismo, ma la sostanza è questa qui, lo dice Paolo, lo scrive lui, non nelle traduzioni mie. E quindi insomma siamo di fronte ad una situazione quantomeno molto complessa, sulla quale vale la pena di riflettere. Vale la pena di riflettere nel momento in cui ci viene detto no, le cose stanno così, in un modo indubitabile, sono assolutamente così. In questi anni io più volte, onestamente non so dire quante, ma più volte sì, ho detto nelle conferenze che nell'Antico Testamento delle formule determinate cose per gli ebrei. E ho detto anche, se voi prendete le profezie di Isaia, quella più importante, su Gesù Cristo, e ve la fate spiegare da un teologo cristiano, e ve la fate spiegare da un esegeta ebreo, questo proprio l'ho detto tante volte, voi sarete di fronte a due spiegazioni completamente diverse. E ha ragione l'ebreo. Finito. Siamo nell'anno 2017, in Germania, la conferenza episcopale tedesca sta pubblicando le nuove Bibbie, dove la profezia di Isaia, quella in cui avrebbe detto la Vergine concepirà e partorirà un figlio cui verrà dato il nome Emanuele, quella profezia lì non c'è più nelle Bibbie che sta pubblicando la conferenza episcopale tedesca. E sapete perché non c'è più? Per questo motivo. Perché in ebraico c'è scritto Alma Ara Yoledet, che vuol dire la giovane fanciulla incinta partorente. E nelle nuove Bibbie che pubblicano in Germania c'è scritto la Vergine, e in nota scrivono, annotiamo che il termine Alma in ebraico non vuol dire Vergine ma giovane fanciulla, ha concepito e sta per partorire. Cioè la profezia più importante di Isaia nelle Bibbie tedesche, per volere della conferenza episcopale tedesca, non c'è più. Ma non c'è più perché non c'è mai stata nella Bibbia ebraica. Non c'è mai stata. E quando io lo dicevo nelle conferenze, mi ricordo i commenti, ah sì, secoli di tradizione, poi arriva Biglino che scopre tutto. No,
Biglino fa un lavoro da cretino, gli dice: guardate che c'è scritto questo. Biglino non deve scoprire nulla, per fortuna, non deve inventare nulla, dice soltanto: guardate che c'è scritto questo. E il termine ara, a fronte del quale si trovava concepirà, non è neppure un verbo, è un aggettivo, incinta. E una che è incinta ha già concepito. E la conferenza episcopale tedesca finalmente prende atto di questa roba qui. Ma questa roba qui c'è scritta da sempre nella Bibbia ebraica. Quindi non c'è più. Allora mi immagino due tedeschi, uno che è in mano alla Bibbia del 2016 e uno quella del 2017, quello del 2016 che dice: ah no, qui la Vergine concepirà. No, ha già concepito. No, concepirà, no, ha già concepito. Cosa vi posso dire? Questa cosa qui sta cambiando sotto i nostri occhi. E quando prima dicevo che chi la predica senza conoscere la lingua, e quindi la predica sulla base di traduzioni, adesso dal 1 di gennaio, circa quel passo lì di Isaia 7, dovrà predicare una cosa diversa. Perché prima predicava concepirà, adesso dovrà predicare ha concepito. E quindi non la predicherà più, perché non c'è altro da predicare. Volete il nome di questa ragazza qui? Abia. Sapete dove è scritto il nome di questa ragazza qui? Nello stesso capitolo in cui c'è scritto questo versetto. Nello stesso capitolo in cui è scritto quello versetto. La ragazza incinta si chiama Abia, si chiamava. Ed era la moglie del re Ahaz di Giuda, che era incinta. In quel momento Israele era sotto il giogo assiro e sperava che il fanciullo che sarebbe nato da lei, quindi il nuovo re, li avrebbe finalmente liberati dal giogo assiro cui pagavano le tasse. Tutto lì. Questo è scritto da sempre nella Bibbia ebraica. Io faccio un lavoro da cretino e dico: guardate che c'è scritto questo, voi fatene quel che volete. Però a noi viene predicato, veniva predicato, in Italia si continuerà, perché in Italia per il momento non cambiano. La Vergine concepirà. Intanto non è Vergine, perché Vergine in ebraico è Betullah, non Alma. In greco c'è Parthenos, che significa tutte e due le cose, sia Vergine che giovane fanciullo. Arrivo. E quindi diciamo che in greco la confusione è possibile. Tant'è che nella Bibbia scritta in greco, in Egitto del III secolo a.C., c'è scritto Parthenos. E ci sono i verbi al plurale, exei kai texetai. Per cui abbiamo la Bibbia ebraica che contrasta con la Bibbia greca, ma per gli ebrei la Bibbia greca è una disgrazia per l'umanità. Ognuno poi scelga quella che gli piace di più. No. Allora, questo sta avvenendo sotto i nostri occhi. Questa è una delle cose che stanno cambiando, voi capite da soli che è fondamentale, perché una delle profezie che da sempre ci viene detta nella Bibbia, c'è scritto che arriverà Cristo. E lì l'ha scritto il profeta. No, il profeta in ebraico non l'ha mai scritto. Finito, basta. Non c'è da discutere. Basta prenderne atto. Per fortuna la conferenza episcopale tedesca a partire dal 2017 ne prende atto. Basta. C'è altro da dire. Prego. Allora, in base a quello che abbiamo spiegato, contestualizzare la presenza dell'Arcangelo Gabriele, sì, della Madonna, a cui dice: concepirai, partorirai. Glielo dico subito. Tutti questi dettagli che detto, volevo capire bene come è stato tradotto, come c'è stato, diciamo, spacciato e come invece in effetti. Proviamo. Gabriele in ebraico significa Gever di Unel. Gabriele Gever di Unel, che vuol dire uno che esercita il potere per conto di Unel. El è il singolare di Elohim, che è il nome con cui si indicano quelli là che si erano spartiti il territorio e di cui Yahweh era uno del gruppo degli Elohim. Quindi uno che esercita il potere per conto di Unel si presenta a questa giovane ragazza. Prima si era già presentato alla madre di Giovanni Battista. Quindi lui, questo Gever di Unel, visita la madre di Giovanni Battista e lei rimane incinta. Questo Gever di Unel visita Maria e lei rimane incinta. E a questi due vengono assegnate delle missioni speciali.
Secondo il gesuita Jean Danielou, cardinale, accademico di Francia, docente di teologia, che ha condotto uno studio meticolosissimo sulla figura di Gabriele, questo gesuita scrive nei suoi libri che Gabriele, meglio, scusate, che lo Spirito Santo di cui parla il Nuovo Testamento è la trasposizione neotestamentaria della figura antico-testamentaria di Gabriele. Per cui quando nel Nuovo Testamento c'è scritto, dopo la visita di Gabriele, lo Spirito copre Maria, a coprire Maria forse è stato Gabriele. E lo Spirito Santo potrebbe essere entrato dal solito posto. Tant'è che quando lui, cioè nell'Antico Testamento, e questo tra l'altro io non so se è vero, attenzione, io faccio finta, sia ben chiaro, però faccio finta di che sia vero ciò che c'è scritto. Nell'Antico Testamento noi abbiamo i racconti di parecchie visite degli Elohim alle femmine Adam, a partire dal capitolo 6 di Genesi, dove si dice che i figli degli Elohim videro che le femmine adamite erano molto appetibili e se ne presero come compagne quante ne vollero, facendo sesso con loro e avendo dei figli. Poi abbiamo gli Elohim che visitano Sara, la moglie di Abramo, e dopo la visita lei rimane incinta. Poi abbiamo gli Elohim che visitano la moglie, la madre di Giacobbe ed Esaù, e dopo la visita lei rimane incinta di un parto che sarà poi gemellare. Qui abbiamo un Gabriele che visita due donne che rimangono ambedue incinte e ai due figli vengono affidati delle missioni particolari. Abbiamo la madre di Sansone che viene visitata da, e lei rimane incinta e nasce Sansone. Insomma, di interventi di questi signori qui sulle donne di una certa stirpe sono continui. Il che quindi questo lo porrebbe in, diciamo, in una sorta di successione, arrivo. In una sorta di successione logica. Tant'è che quando Gabriele va a incontrare Maria, le dice, questo scrive il Vangelo in greco, Kaire che caritomene, che vuol dire gioisci, Kaire. Qui vi do la traduzione mia, voi buttatela via subito perché è mia. Perché la traduzione è piena di grazia, è vero? Tenendo presente che il verbo carito vuol dire rendersi graziosi fisicamente. Quindi che caritomene è il perfetto medio passivo del verbo carito. Quindi piena di grazia è formalmente vero, basta che diamo il significato giusto alla grazia. Cioè gioisci tu che ti sei fatta bella, nel senso che come sempre abbiamo scelto te per fare le cose che dobbiamo fare. Però questa è mia e quindi buttatela subito. Però questo ha senso. E se per caso ha ragione Danielou, il gesuita, che Gabriele, che lo Spirito Santo è la trasposizione cristiana della figura antico testamentaria di Gabriele, beh, tutto acquista un senso, tenendo presente che quando un Gabriele si presenta a Daniele, sapete il profeta Daniele, anche qui, profeta per noi, perché per gli ebrei Daniele non è profeta, il suo libro non è messo tra i libri profetici, tanto per intenderci, per noi invece è un profeta, per loro no, comunque, poco conta. Quando si presenta, Daniele dice vidi arrivare un Ish, che in ebraico è individuo maschio, cioè vidi arrivare un uomo. E nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto che arrivò volando leggermente, volando con leggerezza. Se voi prendete qualunque dizionario ebraico, compresi i dizionari di etimologia, dove c'è la traduzione di quel passo lì, c'è scritto, come è giusto in ebraico, arrivò essendo affaticato di fatica. Non volando con leggerezza, ma arrivò essendo affaticato di fatica. Quindi è un individuo maschio che arriva anche stanco, magari anche sudato. Quindi se Gabriele è un individuo maschio e se ha ragione il gesuita, che lo Spirito Santo è la trasposizione, a coprire Maria è stato un maschietto. Prego. Grazie. Rispetto a Genesi in cui sembra che il Elohim si accoppiasse essenzialmente il rapporto sessuale naturale con le donne, invece queste figure centrali di donne citate da lei prima, che costituiscono poi personaggi importanti nella genealogia, nella genealogia dinamica, diciamo da Giacobbe in poi,
probabilmente, essendo significative da questo punto di vista, è possibile che invece di accoppiarsi, visto che erano sterili, presunti sterili, magari erano sterili mariti, e non andassero lì con il kit di inseminazione? È possibile. Piuttosto che? È possibile. Se un paio di ha 100 anni nella vita... Sono assolutamente d'accordo, è possibile. Tant'è che ogni tanto, come succede nella procreazione assistita, scappava il parto gemellare. Giacobbe ed Esaù. Ed Esaù, tra l'altro quelli erano gemelli di zigoti, perché Esaù era fisicamente completamente diverso da Giacobbe, e Esaù aveva il fenotipo loro, albino. Rosso, esattamente. Quindi ogni tanto scappava, ma il parto gemellare potrebbe essere scappato anche con Gesù. Perché? Dopo la presunta resurrezione, sapete che gli undici si ritrovano e arriva e Gesù compare agli undici, e nel Vangelo di Giovanni c'è scritto che erano in undici perché mancava Tommaso. Uno dice vabbè, perché mancava Giuda. No, Giovanni dice perché mancava Tommaso, detto Didimo. Allora, diciamo così, noi conosciamo un gruppo di 10 persone che ha un capo carismatico indiscusso, e in questo gruppo poi insomma accompagnato da donne, e magari qualcuno ci presenta queste signore, ci dice ma lei è Anna, lei è Maria, lei è Francesca, lei è quel che volete, e dice lei è la moglie, senza dirci di chi è la moglie. Che cosa pensiamo noi immediatamente? Di chi è la moglie? Allora Giovanni dice mancava Tommaso, detto Didimo, il gemello, punto. Il gemello di chi? Visto che non ce l'ho vista, non vengono dei dubbi? Giacobbe, finisco solo perché è interessante lo stimolo. Giacobbe ed Esaù, appunto, sono gemelli, e Esaù è il cosiddetto primogenito. Solo che nella Bibbia Yahweh dice sempre che Giacobbe è il suo primogenito, e i ginecologi ci spiegano che in un parto gemellare quello che nasce per secondo, in genere, è quello che è stato concepito per primo, perché si attacca più in alto nell'utero e quindi nasce per secondo. Quindi chi conosce queste cose qui dice che chi è nato per secondo è il primo concepito. Tant'è che Yahweh dice Giacobbe è il mio primogenito, anche se Esaù è nato prima di lui. Gemelli di zigoti, tra l'altro. E qui c'è una cosa... Qui c'è una cosa anche curiosa, sapete che poi c'è tutto il discorso della primogenitura, no? Che Giacobbe fregherebbe al fratello, il quale formalmente insomma gliela vende per un piatto di lenticchie, eccetera. Sapete che quando Esaù si accorge di questo fatto, cioè dopo che il padre Isacco ha dato a Giacobbe la benedizione legata alla primogenitura, Esaù corre dal padre e gli dice: ma non hai tenuto un po' di benedizione per me? Quindi non so se domani mattina voi andate a messa, oppure andate a messa alla fine, andate dal sacerdote a dire padre mi dà la benedizione, e lui vi dice non ne ho più, l'ho finita. Difatti Isacco dice ad Esaù non ne ho più, non ne ho tenuta per te, l'ho data tutta a Giacobbe. Perché? Perché nell'Antico Testamento benedire significava beni dare. Cioè la benedizione era il dare benefici materiali. Benedire un esercito non voleva dire mettersi su una collina e fare così, voleva dire dotarlo degli strumenti grazie ai quali lui poteva vincere la battaglia. Benedire un gregge voleva dire dargli accesso a pascoli e soprattutto a sorgenti. Quindi quando Esaù gli dice non ne hai più per me, Isacco gli dice non ne ho più, perché tutti i suoi beni li aveva dati a Giacobbe e per Esaù non ce n'erano più. Capite? Cioè è tutto coerente, non c'è bisogno di inventare nulla se si fa finta che ciò che è scritto è vero. Perché se invece si fa finta che non sia vero, ma che quando dicevano una cosa in realtà ne volessero dire un'altra, allora lì sì che bisogna inventare. Bisogna inventare per spiegare tutte le innumerevoli incongruenze che ci sono, che non sono spiegabili, e sono talmente non spiegabili che hanno la necessità di introdurre la cosiddetta categoria, se vogliamo chiamarla esegetica, del mistero,
mistero della fede, mistero di Dio. No, non ci sono misteri. I misteri nascono nel momento in cui devi inventare qualcosa su quel libro, perché se non inventi nulla, misteri non ce ne sono. Dice di discendere da Giuseppe, quindi rivendica la linea paterna fino ad Abramo, perché la teologia cristiana, qui dovremmo fare la storia del cristianesimo che viene un po' lunga, ha avuto la necessità, nel momento in cui presentava la figura cristica, di dargli, come dire, un supporto storico, una base che avesse senso. Perché questa figura cristica doveva imporsi in un mondo in cui c'erano moltissime figure che venivano seguite, adorate. E quindi non si poteva dire, arrivato questo qui nuovo, da dove arriva, chi lo sa, è figlio di Giuseppe Maria, di cui nel mondo greco-romano non sarebbe fregato niente a nessuno, ovviamente. E quindi hanno dovuto dargli una storia, una radice. E siccome il cristianesimo l'ha inventato Paolo, perché è lui che ha inventato il cristianesimo, allora gli ha dato la radice sua, quella antico testamentaria. Dopodiché la Chiesa ha elaborato questa figliolanza divina nei confronti di Yahweh. Però Gesù dice chiaramente nel Nuovo Testamento che il Padre mai nessuno l'ha visto. Ma siccome Yahweh l'ha visto un sacco di gente, o lui non si ricordava o parlava di un altro. Cioè, la Chiesa abbandonerà l'Antico Testamento perché non può più sostenerlo. È già cominciato dal 2008. Però i tempi della Chiesa sono sempre lunghi, no? Quindi è già cominciato dal 2008 scrivendo a vescovi e sacerdoti di non usare più il termine Yahweh nella liturgia perché non è cristiano. Perché sanno che Yahweh non lo possono più sostenere, ovviamente. E quindi ovviamente punteranno sul discorso del Nuovo Testamento, quindi il nuovo Dio di amore, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema è che la cosa non è così semplice, perché se nell'Antico Testamento non c'è il Dio Padre, Gesù, di chi è figlio? INN. Ma quindi il trono che Gesù... In quanto divinità, intendo dire. Il trono che Gesù rivendicava era quello di Israele. Quello laico di Israele, tant'è che lui è stato giustiziato con il Titus in quanto sovversivo antiromano. Certo. Questo è il discorso. Quindi era uno zelota. Era con gli zeloti anche perché altrimenti non si spiegherebbe. Beh, mi piacciono le domande perché almeno così variamo. Scusate, ma c'è qualcuno che ha una Bibbia, tra l'altro, così verifichiamo sempre le cose. Il re. C'è qualcuno che ce l'ha? Ok, possiamo prendere Luca 23, Luca 23, 32? Allora, oggi mentre arrivavo qui in macchina col mio amico ci siamo fermati ad un autogrill, abbiamo preso un caffè e in coda con noi c'erano anche due autisti di Pullman. Dice qualcosa su quello che faccio io, quello che facciamo io e mio amico? No. Se invece io vi dico che in coda con noi c'erano altri due autisti di Pullman, che cosa facciamo noi di mestiere? Allora, qui Luca 23, 32, insieme a lui venivano condotti a morte sul Calvario anche due delinquenti. Traduzione italiana. Greco. Del Vangelo greco. Eteroi. Duo. Kakurgoi. Chi ha studiato il greco? Eteroi? Altri. Con lui venivano condotti altri due. La curgosa era il termine col quale si indicavano i ribelli antiromani, non ladri. Con lui venivano condotti altri due, non anche due, come tradotto qui. Quindi lui era un kakurgos. E quando Giuda
si fa consegnare dai romani quella che viene definita una masnada di gente per catturarli, i romani gli mettono a disposizione una speiran, che è una corte, cioè la decima parte di una legione, quindi circa 600 uomini armati fino ai denti. Ora, secondo voi, nella Pasqua di Gerusalemme, con almeno 100.000 pellegrini, quindi con problemi di ordine pubblico in mani, i romani in una notte distaccano 600, quindi in sostanza tutti i soldati che controllavano Gerusalemme, per andare a prendere 10 figli dei fiori che dicevano amiamoci tutti, se vi danno una sberla di qui fatevela dare di là, eccetera. Capite? E se noi, sapete, ci sono un sacco di guru, fortunatissimi loro, che vivono vite magnifiche facendosi mantenere da persone benestanti, in genere da donne. Allora, quando voi leggerete i Vangeli, se avete voglia, vedrete che nei tre cosiddetti Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, la predicazione di Cristo si snoda per circa 3 anni. In quei 3 anni non ha fatto un giorno di lavoro, o sbaglio? Siccome non c'era il sussidio di disoccupazione, chi voleva mangiare doveva lavorare. E come vivevano ce lo dice Luca, capitolo 8. C'erano con lui Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Gesù era un uomo che si faceva mantenere da donne benestanti. Scritto qui, eh? È scritto qui. Vangelo di famiglia cristiana, non il mio. Capite? Quindi, diciamo, tutta quella storia lì va tutta quantomeno rivista. È quantomeno giusto porsi delle domande. E poi pretendere di arrivare alla verità è veramente una pretesa molto alta. Io prima, in una dedica a qualcuno che mi ha detto fammi la dedica ai miei due bambini che hanno 7-8 anni, allora gli ho scritto loro a i due nomi che possederanno, che avranno la verità, perché chi ha 7-8 anni adesso la verità ce l'avrà. Paolo, perché ormai le cose stanno andando avanti rapidamente. Prego. Su quello che avevi appena detto, Maria ha chiamato Maddalena, dal quale erano usciti 7 demoni. Sì. Perché è cascato adesso molto. Sì. Cosa... Allora, nel libro Antico e Nuovo Testamento abbiamo analizzato con un neurochirurgo questi miracoli, cioè dell'uscita dei demoni. Erano casi di epilessia, per esempio lì abbiamo esaminato quello descritto meglio, che è il demoniato di Gerasa, nel quale Gesù non solo non ha fatto un miracolo, ma non ha fatto niente. Ripeto, non solo non ha fatto il miracolo, ma non ha fatto niente. Ha osservato lo svolgersi degli eventi che lui conosceva molto bene, facendosi fare dal padre del ragazzo, attraverso delle domande, una anamnesi di ciò che era avvenuto subito prima del suo arrivo, per capire a che punto dello stadio era quella malattia lì, quella crisi lì. Non ha fatto niente. Ripeto, non solo non ha fatto il miracolo, ha guardato. È tutto analizzato versetto per versetto nel libro Antico e Nuovo Testamento. Dov'è? Lì, prego. Volevo sapere se c'è una relazione tra la morte di Gesù e quello che avvenne quando lui doveva nascere, i telefoni andarono a trovare, passarono da Erode, gli dissero, comunicarono la nascita del nuovo dei giudei, e pare che Erode sguinzagliò tutti i suoi soldati per cercare di andare a stranare questo. Sì, perché era un pericolo politico. Cioè, per Erode, sì, certo, Israele da sempre attendeva il Messia, che non è il Messia cristiano, questa è una invenzione teologica cristiana. Il Messia ebraico era quello che li avrebbe liberati dal giogo romano, in quel caso dal giogo romano, prima dal giogo assiro, poi dal giogo babilonese, tant'è che nell'Antico Testamento Ciro il Grande, che da Babilonia li fa tornare, è chiamato Messia, Mashiach,
Cioè il Messia era chiunque facesse qualcosa di concreto per la libertà del popolo di Israele. Quindi Ciro il Grande è Mashiach, proprio nella Bibbia così, senza alcuna ombra di dubbio. Quindi il legame c'è, come? Cioè si sapeva che doveva arrivare uno che avrebbe liberato Israele dal giogo straniero, questo avrebbe dovuto prendere il trono, è chiaro che qui in quel momento sedeva sul trono, non era tanto contento. E quindi, prego. Prima, rispondendo alla domanda del ragazzo, ha detto che Yahweh lo avevano visto tutti. Sì, tanti, non tutti, tanti. Sì. Unisco questa affermazione con un'altra che lei fa spesso nelle sue conferenze, che è quella che l'idea di un Dio trascendente nell'antica Israele, nell'ebraismo, era inesistente, fondamentalmente non c'era nella Bibbia. In genere del pensiero semitico. Vorrei provare a fare un ragionamento al contrario. A questo punto, posto che lo avevano visto tanti, che lui era a capo degli eserciti, non sarebbe stato lecito aspettarsi nella Bibbia una sua descrizione fisica? Ma lui l'ha impedita. È proprio un ordine preciso. Tant'è che tutti gli altri suoi colleghi potevano essere rappresentati, perché non avevano l'esigenza che aveva lui. Ora qui è difficile capire perché lui e solo lui aveva quell'esigenza. Può darsi per esempio che non volesse farsi riconoscere, tant'è che non dà neppure il suo nome. Cioè quando Mosè gli dice: ma tu chi sei, come ti chiami? Lui gli dà una risposta, e a me fa piacere poi di averla trovata in una nota della Bibbia pubblicata dalla Giuntina, quindi Bibbia ebraica, insomma, quando lui gli dice io sono quello che sono. Cioè, che poi su quello ovviamente si può, no? Cioè, secoli di interpretazione, cioè, in realtà lì c'è un potente che si sente chiamare tu chi sei, e lui gli dice: io sono quello che sono, la cosa non ti riguarda, fai solo le cose che ti dico. Evidentemente lui aveva la necessità di non presentarsi. Può darsi che lui avesse ricevuto l'incarico di portare fuori quella gente dall'Egitto. Se voi leggete i libri di Louis Ginsberg, sono ancora le pubblicazioni attuali ad Elfi, eccetera, ma lui già raccoglieva queste cose inizio Novecento. Addirittura ci sono dei racconti ebraici nei quali si dice che il faraone li ha accompagnati fuori per essere sicuro che partissero. Tant'è che quelli escono carichi di oro. E Yahweh aveva detto: prima di uscire fatevi dare dagli egizi tutto l'oro che potete. Ora voi pensate degli schiavi che vanno dai padroni a dire: senti, io me ne vado fuori dalle balle, mi dai tutto l'oro che può. Non esiste. Però è scritto nella Bibbia, non nella mia traduzione. Cioè, quindi in realtà tutta quella storia lì è una storia che va tutta un pochettino rivista. Tant'è che loro, quando erano nel deserto, volevano sempre tornare indietro, e Mosè aveva una sua forza armata per impedirlo, perché non erano mica contenti. Continuavano a dirgli: ma tu ci hai promesso sta terra, ma non ce l'hanno ancora neanche adesso, cioè se non devono difendere con le armi. Quindi, voglio dire, insomma, le promesse non è mai stato in grado di mantenerle, come tutti i potenti, no? Fanno le promesse, poi succede quel che può. Vi dice, no, un momento, chiedo scusa, ma c'era un'altra mano alzata. Ah, là, eccola là, sì. Se volevo chiedere, non so se si sente, sì. il suo punto di vista sulla questione di Gesù nel deserto, le famosi 40 giorni senza mangiare bene, l'incontro con il Satan. Con il Satale, il rapporto con il diavolo, tra virgolette. Sì. Allora, il Satan nella Bibbia, lì ho avuto una grande soddisfazione da parte del sito Consulenza Ebraica, che è un sito dove sono odiatissimo, dove il più importante degli esegeti di Consulenza Ebraica ha scritto, siccome io in uno dei libri ho dedicato un capitolo intero alla figura del Satan per documentare che nella Bibbia non c'è, e lì ha scritto il capitolo sul Satan, Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e gli faccio i miei migliori complimenti. Cioè, Satana non esiste, no? Tu, mi fanno ridere quelli che dicono che io sono un satanista, io ritengo che quelli che invocano Satan siano dei è morto il microfono. Voglio essere offensivo, ma è morto il microfono. Ah, è morto. È sacro. E mi sa che non risorsa perché non gli si ritrasse. Ho parlato di Satan per morte. Vedi che esiste. Ah, ok. Ci siamo? No.
Siamo? Sì. Allora, Satana non esiste. Quando... Satana non esiste. Adesso vediamo se mi toglie la voce direttamente. Questo qui che si presenta a Gesù gli dice: guarda che se tu vieni con me diventerai potente, diventerai ricco, diventerai... E lui gli dice il paghe, che viene tradotto con vade retro. Ma in certi codici, in particolare due, c'è scritto il paghe opisso mu, Satan. Cioè, vieni tu dietro di me. Cioè, nel senso, sono io quello che ha una missione da compiere. Quindi lì probabilmente lui è stato tentato da uno dei tanti, perché si combattevano tra di loro, per dire: senti, tu hai quella missione, ma vieni con me e io ti prometto queste cose. Se è vero ciò che c'è scritto in quel paio di codici, lui ha detto: no, vieni tu semmai dietro di me, perché sono io quello che deve compiere una missione, ok? Quindi non è una tentazione spirituale, è proprio un fatto di giochi di potere, insomma. Dicevo prima che ci sono queste traduzioni. Ok, tienilo lì pronto perché mi sa che mi da breve. Dicevo prima che ci sono le traduzioni che stanno cambiando e altre che dovranno cambiare. Quando ci siamo incontrati con appunto i teologi cristiani, protestanti, ebrei e ortodossi, il 6 marzo dell'anno scorso a Milano di fronte a 600 persone, sono venute fuori delle cose interessantissime. Per esempio, abbiamo parlato del termine eternità. Termine eternità che nella Bibbia, cioè nella Bibbia, sarebbe indicato come Olam, nel senso che tutte le volte che in ebraico c'è il termine Olam, nelle lingue comuni, quindi in italiano, viene tradotto con eternità. Il problema è che non significa eternità. E il fatto che non significhi eternità, quindi non vi sto dando, è una traduzione mia, il fatto che non significhi eternità è scritto, così almeno siamo tranquilli, è scritto qui, questo qui è il dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica, edizione italiana di circa 11-12 anni fa. Il termine Olam, voglio rileggervi una cosa, c'è scritto, la prima cosa che c'è scritta ad Olam, comincia a dire, cambia gli occhiali. Non tradurre con eternità. Grazie. Allora, nei dizionari c'è scritto non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Eternità. Perché? Perché siccome i teologi hanno elaborato l'idea che nella Bibbia c'è Dio, Dio non può che essere eterno, e dunque l'eternità da qualche parte ci deve essere. È solo che non c'è. In ebraico non c'è neppure il termine che indica Dio, e questa cosa qui la scrivono, ve l'ho letto all'inizio, no? Il filosofo psicanalista, in ebraico non c'è il termine che indica Dio, lo scrivono anche nel sito di consulenza ebraica. In ebraico non c'è il termine che indica Dio così come lo intendiamo noi, non c'è. Se non c'è, non può parlare di Dio, no? Perché non si può parlare di acqua senza avere il termine acqua, non c'è niente da fare. In ebraico non c'è il termine Dio, perché la Bibbia non si occupa di Dio. Di questa cosa qui abbiamo parlato
anche quel giorno lì, ovviamente non vi dico le cose che ho detto io, ripeto, questo è un libro di 123 pagine gratuito, per questo lo sponsorizzo, lo potete avere gratuitamente. E parlando di eternità, il pastore protestante, che è il dottor Daniele Garrone, che è uno dei più importanti biblisti italiani, ha tra l'altro quel dizionario che vi ho letto, ha tra i firmatari della edizione italiana proprio lui, quindi era lì, quindi ci siamo incontrati veramente con personaggi altissimi, altissimi. Quando si è parlato di questo, lui dice, ma, dottor Daniele Garrone, per quel che mi riguarda si sfonda una porta aperta, tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ora, se tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, la vogliamo smettere di tradurre Olam con eternità? Cioè, se sappiamo che non vuol dire eternità, nel momento in cui continuiamo a tradurlo con eternità, stiamo o no traducendo in modo falso, non sbagliato, falso? Cioè, se io in questi 7 anni, in uno dei miei libri, avessi mai fatto una roba del genere, cioè ci fosse un termine qualunque, no? Dove nei dizionari c'è scritto non significa quello, e io avessi messo quello, mi avrebbero sotterrato. Va bene? Sotterrato. Invece è normale. Tutti sanno che non vuol dire eternità, ma si continua a tradurre con eternità. Quindi questa roba qui dovrà cambiare. Come questa. L'altra. No, anche questa. Anche questo. Dovrà cambiare, è finito. Se tutti sanno che non vuol dire eternità, non vuol dire prego. Due cose, una velocissima. Prima sto dicendo una cosa molto interessante per me. Ossia la predica che ha fatto su quei due libri ai figli di quella persona dei 5-7 anni, e a quei bambini appunto diceva che vedranno la verità. Ha detto più volte che i tempi sono abbastanza maturi. Quanto pensa siano maturi? Quanto pensa che, e che cosa intende per verità? Cioè una presa di posizione della Chiesa Cattolica rispetto all'abbandono dell'Antico Testamento o ad altro? O al palesarsi? Sì, al fatto che ci diranno ufficialmente che l'Antico Testamento parla di un'altra roba. Ah, ok, non al palesarsi di quegli altri, insomma. Se poi volessero farsi vedere, io sarei contento di fare un giro sul cavoto su Rouen. Un'altra cosa velocemente, mi scusi. È una speranza troppo alta. Lei scrive, ha scritto anche di massoneria tanto alla Chiesa Cattolica, ha scritto un testo su quello. E volevo chiederle, rispetto a un altro testo che non ha scritto lei, ma che conoscerà certamente, che è La chiave di Hiram, lì parla lungamente di questo fratello di Gesù Cristo, che sarebbe Giacomo, che la traduzione di Barabba sarebbe Gesù, e che quindi c'erano due Gesù quella volta davanti a Ponzio Pilato, non è solo che rappresentava il re di Israele, che doveva essere Gesù Cristo, e l'altro che rappresentava una specie di papa, non è papa, sacerdote, di primo, certo, di primo religioso, ed è stato condannato quello politico, ed è stato condannato quello, sì, politico, lasciando vivo quell'altro. Esatto, anche perché chiesa, nei Vangeli c'è proprio scritto Iesun Barabban, cioè Gesù Barabban, cioè Gesù detto il Cristo, e Gesù Barabban, e Gesù Barabba, cioè Gesù figlio del padre. Quindi praticamente loro scelgono tra due fratelli, scelgono di uccidere il politico, il Cristo politico, e lasciano il Cristo spirituale. Perché allora ai romani andava bene tutto, dal punto di vista religioso i romani non avevano nulla. Sì, gli ebrei anche avevano pensato che, visto che sto Cristo politico, invece di vincere le guerre sta qui a processo, forse è meglio che ci affidiamo al Cristo spirituale. Anche perché bisogna capire una cosa, che se lui effettivamente apparteneva al gruppo degli zeloti, gli zeloti erano durissimi e molto crudeli anche all'interno delle loro famiglie. Cioè non si facevano scrupolo di uccidere persone delle loro famiglie che erano contrarie alle loro idee. Questo ce lo racconta anche Giuseppe Flavio. Per cui spesso succedeva che quando beccavano uno zelota, gli stessi ebrei, israeliti, lo consegnavano volentieri ai romani, perché questi suscitavano le rappresaglie. Mi spiego? Quindi il fatto che gliel'abbiano anche dato, come dire, senti, a noi piace stare tranquilli, quindi pensaci tu, è nella linea coerente del comportamento di quel tempo. Ok? Essendo però il capo spirituale di questa chiesa nascente, che poi all'epoca non neanche lo era, perché
fondatore di San Paolo, però rimane poi un nucleo che si raccoglie intorno a Giacomo, che era quello sì. Svestite. Fratello maggiore. Come fa Paolo, che poi era a cui si collegò poi Pietro, come fa Paolo a superare, che era romano, che non aveva mai conosciuto. Ma perché Paolo lo fa a Roma, appunto. A fondare la chiesa e a... Perché lo fa lontano di lì. Perché lo fa lontano di lì. Tant'è che noi abbiamo i santi Pietro e Paolo, no? Come se fossero due che andavano a braccetto. Non erano d'accordo su niente. Su niente. Perché abbiamo i santi Pietro e Paolo? Perché la Chiesa, ancora una volta, ha dovuto sostituire le coppie dei gemelli, i Dioscuri, Romolo e Remo, e quindi avevano bisogno di due gemelli, e si sono inventati Pietro e Paolo. Ma Pietro e Paolo non erano d'accordo su niente. Perché? Perché Pietro aveva conosciuto Gesù, Paolo no. Quindi Paolo raccontava una sua dottrina che era in totale contrasto con l'altra. Grazie. Ok? Prego. Allora, un termine che dovrà cambiare è questo qui, Olam. Poi oggi, se non sbaglio, oggi la Chiesa celebra la ricorrenza di Lourdes, vero? Non siete arrivati. Bisogna conoscere. Possiamo prendere Genesi 17, che è la Bibbia? Possiamo leggere il versetto 1, rapidissimo. Chi è che la legge? Quando Abramo? Sì. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio l'Onnipotente. Ok, vedo che la Bibbia è di Gerusalemme, vero? Bravo. Metto una nota positiva su Resisti. Allora, io sono Dio l'Onnipotente. E il Shaddai viene sempre tradotto così. Adesso la signora controllerà in nota e c'è scritto: la traduzione comune onnipotente è inesatta. Il senso è incerto, si è proposto Dio della montagna, perché El viene tradotto con Dio, secondo l'accadico Shadu, sarebbe preferibile interpretare Dio della steppa, secondo l'ebraico Sadeh, che è un altro significato della parola accadica. Allora, chi scrive questa nota sono gli esegeti dell'Ecole Biblique di Gerusalemme, la scuola domenicana di esegesi biblica fondata nell'Ottocento, una delle più importanti che esistono al mondo. Quindi loro dicono: Shaddai non vuol dire onnipotente. Nella migliore delle ipotesi vuol dire Signore della steppa. Ora, io capisco che se i fedeli trovano la Bibbia con su scritto io sono il Signore della steppa, qualche domanda se la pongono. Dico bene? Ok. Ma se sappiamo che non vuol dire Shaddai, tutt'al più facciamo una cosa, che non vuol dire onnipotente. Lasciamo Shaddai. Non traduciamo. Come si fa con il termine efod, che non lo si traduce, come si fa con il termine efa, che non lo si traduce. Lasciamo Shaddai. Perché lo si traduce con onnipotente? Perché, siccome la teologia ha elaborato Dio eterno, dunque eternità, Dio come può essere se non onnipotente? Dunque onnipotente da qualche parte bisogna metterlo. È solo che non c'è. È lì il problema. Non c'è. E se lo scrivi nelle note, mentre lì scrivi onnipotente, poi... No, Satana è una sorta di onnipotente. Satana non potete, devo ricordarmi le parole di onnipotente. Se sappiamo che non vuol dire onnipotente, smettiamo di tradurre onnipotente, basta, finito. Cioè non è che si chiede la luna, si chiede soltanto di non mettere delle traduzioni che si sa essere false, punto. Stop. Cioè, se si vuole essere corretti e se si vuole essere maestri di verità, se non vuol dire onnipotente, non mettiamo onnipotente. E poi oggi è, appunto, si celebra l'anniversario dell'apparizione di Lourdes. Noi sappiamo che la nostra storia della salvezza è iniziata perché noi dobbiamo essere, l'uomo, l'umanità, deve essere liberata dalle conseguenze della macchia del peccato originale.
non perché Dio ha creato gli uomini immortali, poi gli uomini hanno peccato, cioè Adamo ed Eva, che tra l'altro poi se abbiamo tempo ne parliamo, non sono i progenitori dell'umanità ma sono solo i capostipiti di una razza speciale, quella degli Adamiti, poi lo vediamo. Allora, comunque, Eva ha commesso questa sua disobbedienza e per cui noi nasciamo tutti macchiati dal peccato originale. E Cristo è venuto per liberare l'umanità dalla macchia del peccato originale. Il peccato originale si trova in Genesi, appunto, quando si parla della disobbedienza di Adamo ed Eva. Sempre Bibbia di Gerusalemme, questa la trova a pagina 25. Quando Adamo ed Eva commettono, gli Elohim dicono: adesso gli Adam sono diventati come uno di noi, plurale, e non è un plurale maestatico. Quindi via di qui, perché se hanno accesso all'albero della vita diventano pericolosi. Nota della Ecole Biblique di Gerusalemme. Qui non si tratta, apparentemente, non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Cioè gli Elohim allontanano gli Adamiti perché dicono: adesso che questi hanno imparato a riprodursi, se hanno accesso alle pratiche che garantiscono la lunga vita, in ebraico Etz Chaim, albero di i viventi, non albero della vita, e i viventi erano loro, che avevano una vita molto più lunga di quella degli Adamiti, poi se abbiamo tempo facciamo qualche esempio molto curioso. E quindi è una misura preventiva, cioè li cacciano perché ne hanno paura, e colmi blick. Quindi non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo, che è stato il primo che ha, che è stato il primo che ha elaborato l'idea di questa colpa originale, quindi sia che si tratti di riletture bibliche, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Cioè non bisogna cercarle qui, perché non ci sono. Ok? Nell'incontro del 6 marzo, sapete che cosa è venuto fuori? Dunque, siccome ce l'avevo qui un attimo, si è parlato del peccato originale. Il primo a rispondere è stato il rabbino capo. Ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Cioè, siccome per gli ebrei il peccato originale non c'è, e aveva lì cattolico, protestante, ortodosso, che invece io pensavo che credessero nel peccato originale, poi vi dico perché, lui dice: non voglio offendere la sensibilità di nessuno, quindi non ne parlo. Biblista valdese. Allora, tra Genesi 3 e Romani 5, Genesi 3 la disobbedienza, e Romani 5, Paolo, dove l'apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. Cioè, mi viene da dire, l'avete trovata voi quell'idea lì. Cioè, dove trova? Io li ringrazio per l'onestà intellettuale che hanno avuto quel giorno lì. Li ringrazio. Perché hanno detto delle cose strabilianti, tant'è che io, è durato 4 ore, a un certo punto mi chiedevo: ma cosa ci sto a fare io? Cosa ci sto a fare? Il teologo cattolico staccherei il concetto di peccato originale dal concetto clanico, cioè che se i genitori hanno peccato i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, dice il teologo, docente di teologia, secondo me nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Cioè io metto la firma, no? Peccato originale non c'è. 1854, Pio IX proclama il dogma della Immacolata Concezione. Che vuol dire? Non che la Madonna ha concepito Gesù senza il rapporto sessuale, ma vuol dire che la Madonna è l'unico essere umano nell'intera storia dell'umanità a essere nato senza la macchia del peccato originale.
Cioè lei nasce da, da un concepimento immacolato, ma se il peccato originale non c'è, quel dogma lì, che cavolo dogmatizza? Il nulla, o il falso, scegliete voi, non ha importanza. 1858, oggi, si celebra appunto l'apparizione, Bernadette Soubirous vede quella lì, dico quella lì perché lei la chiama così, l'ha sempre chiamata Acherò, che nel dialetto pirenaico significa quella là, mai chiamata Madonna, diventa Madonna quando la Chiesa si impossessa del tutto, quella là, Acherò, arriva e dice io sono l'Immacolata Concezione. Ma se quella là era la Madonna, sapeva di che cosa parlava, visto che il peccato originale non c'è? E se non era la Madonna, come è abbastanza ovvio, che cosa le hanno fatto dire che non ha mai detto perché serviva al pontefice per confermare ciò che lui aveva dichiarato dogma 4 anni prima? Allora, non c'è il termine che indica Dio, non c'è il termine che indica il verbo che indica creare dal nulla, non c'è onnipotente, olam non significa eternità. Non c'è il peccato originale, ma di che libro stiamo parlando? Del libro che io descrivo da 7 anni, uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. Basta, non c'è da inventare nulla, non c'è da inventare nulla. Il teologo cattolico ha fatto delle affermazioni interessantissime. Ha detto, a 3 ore 27 minuti e 30 secondi, nel mondo semitico non esistono i concetti metafisici, non esistono proprio, non esiste il concetto né dell'eternità, che è un concetto metafisico. Questo concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica, non c'è, non c'è il concetto di immortalità, perché sono concetti astratti e quelli in quella mentalità là non esistono, dice lui. Quindi non c'è la creazione, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Benissimo, se non c'è, allora basta, smettiamo di parlarne. Arrivo, però c'era prima un'altra mano alla quale ho detto arrivo. Ok. Però volevo tornare agli aventi, quindi voglio ricollegarlo nel momento giusto. Ah, ok, lo ricolleghiamo nel momento giusto, grazie. Ah no, ecco lassù, lassù, mi ricordavo quella lassù, chiedo scusa. Mi interessava il suo parere per la questione della natura della vita. Sì. La mia idea è che non può essere legata solo alla questione genetica. Dunque, da quel che si può, qui andiamo veramente nel campo delle interpretazioni però, eh? Siccome Etz Haim è l'albero di i viventi, e dal momento che si doveva fare in modo che gli adamiti non avessero accesso a quello, mentre hanno avuto accesso all'altro, l'altro è l'albero della conoscenza del bene e del male, ma anche lì dobbiamo veramente abbandonare il concetto che abbiamo noi, cioè che in quel momento Adamo ed Eva hanno cominciato a capire che cos'è giusto, che cosa non è giusto, che cosa è bene, che cosa non è male inteso in senso etico. Il biblista Amos Luzzatto dice che chiaramente lì il termine male indica la fisiopatologia del corpo umano, cioè in quel momento con quell'atto che hanno compiuto, soprattutto Eva prima e poi lei con Adamo, hanno cominciato a sperimentare gli aspetti positivi e negativi legati alla fisiopatologia del corpo, tant'è che Eva ha capito che partorire faceva male. Perché lei non doveva partorire, lei non doveva fare figli, perché quelli che stavano lì dentro se li fabbricavano loro a seconda della necessità. In quel momento loro hanno voluto fare quell'esperienza, e quell'esperienza, e questo è presente nella letteratura ebraica extrabiblica, è stata la prima esperienza sessuale che ha avuto Eva, non con Adamo, ma con uno di loro chiamato il Nahash, cioè il serpente. E Caino è con ogni probabilità figlio di quello lì, quindi probabilmente Caino era un bel biondino. Dopo arrivo, ma prima c'è ancora dopo
Eva si unisce con Adamo e cominciano a fare altri figli. Ok? Tant'è che nella Bibbia c'è anche scritto che successivamente Adamo fece un altro figlio a sua immagine e somiglianza. E gli altri a immagine e somiglianza di chi erano? Noi siamo fatti immagine e somiglianza degli Elohim. E gli Elohim avevano una vita molto più lunga, vivevano le Olam, cioè per un tempo che non si conosce, perché Olam significa questo, in uno dei suoi significati. Nell'altro suo significato, che è presente in tutta la letteratura ebraica extrabiblica, significa luogo che non si conosce, che era il luogo in cui stavano gli Elohim. Poi se abbiamo tempo ne parliamo, perché ci sono delle cose, degli sviluppi molto interessanti. Comunque, l'albero della vita era probabilmente quel luogo in cui si praticavano le tecniche che garantivano una lunga durata di vita. Che sono le tecniche che agiscono, per quel che ne sappiamo noi, sui telomeri, che sono le parti finali dei cromosomi, che noi nel corso della vita perdiamo. Cioè noi invecchiamo perché i cromosomi, ogni volta che fanno certe robe che si chiama crossing over o si duplicano eccetera, perdono le code. Se attraverso un enzima che si chiama telomerasi queste code rimangono attaccate, il corpo non invecchia e quindi si ha una vita lunghissima. Abbiamo letto in questi giorni dei due gemelli americani, uno che è stato un anno nella navicella spaziale, è tornato giù, aveva i telomeri più lunghi di quelli del fratello, cioè gli si erano allungati stando nello spazio. Quando tornato sulla Terra i telomeri si sono accorciati. Quindi chi voleva vivere a lungo doveva applicare delle tecniche. Facciamo finta che questi siano arrivati da un'altra parte, da posti in cui viaggiando avevano i telomeri molto lunghi, arrivati qui, e quindi era necessario applicare delle tecniche per rigarantire. E ciò che loro temevano, come dice la Bibbia di Gerusalemme, era una misura preventiva, paura che quello che gli aveva già fatto lo scherzetto con Eva facesse anche l'altro scherzetto, cioè siccome questo qui amava gli adamiti, gli desse agli adamiti la possibilità di vivere quanto i chayim, cioè quanto i viventi. Tra l'altro questa roba qui di Eva è bellissima, perché vabbè, nel libro Antico Nuovo Testamento ho cominciato a parlarne e adesso ne riparlerò poi ancora in altri libri. Nei testi coevi ai Vangeli, che noi non dobbiamo credere veri, cioè i cosiddetti apocrifi, nel Protovangelo di Giacomo, quando lui torna, Giuseppe torna dai suoi 6 mesi di campagna di lavori, torna a casa e trova la Madonna incinta e si incazza e dice una frase bellissima che ovviamente nei Vangeli che conosciamo noi è arrivato lo Spirito Santo, la Madonna ha detto eccomi qui, Giuseppe dice è stato lo Spirito Santo, fantastico, non ho niente da dire, tutto bene. No, ha avuto molto da dire, e una delle cose che ha detto, sapete qual è? È successo a me ciò che è successo ad Adamo. Lui aveva la sua compagna, è arrivato una e gliela sedotta. Tant'è che Giuseppe aveva timore, è scritto nel Protovangelo di Giacomo, Giacomo appunto che si parlava prima, che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Quindi ai tempi di Gesù in assoluta tranquillità si scriveva che Eva era stata sedotta da un altro. Cioè è tutta una storia molto affascinante, da pelle d'oca, talmente intrigante. Per questo che la Bibbia vale la pena di leggerla, perché non è quel mattonazzo che noi pensiamo che sia, è un qualcosa di veramente molto, perché ci racconta, pur essendo un bignamino, no, rispetto a testi, per esempio i testi indù eccetera, dove tutta una serie di cose sono raccontate con una dovizia di particolari che è veramente stupenda, perché per loro parlare di certe cose non è assolutamente tabù, invece chi ne parla qui è un mentecatto, no? Perché se ne parla qui se ne può parlare solo se si è matti, ma per fortuna qualificato così posso parlarne, invece per loro là è normale, assolutamente normale. E quindi è una storia veramente molto affascinante, perché gli adamiti sono una razza speciale che loro si erano fatta per loro, perché lavorasse dentro uno dei loro Gan Eden, che è quello di cui ci parla la Bibbia, ma Omero ci parla di un altro Gan Eden, che è il giardino del Cinò, che è uguale al Gan Eden biblico. E ne parlo nei libri Mondadori.
Lo chiedo scusa, ma ci sono altre mani? Resiste senza morire? Ok. Cioè io, scusate, mi perdo. Ah no, dunque la signora là la dico sì. Ho una conferma da lassù che mi fanno così, quindi vuol dire che sì. Allora, una cosa bellissima, allora, diciamo questo, siccome a me piace navigare nel mare della relatività e del dubbio, proprio ci sguazzo, una cosa bellissima che sta venendo fuori con gli anni e si sta velocizzando, è che sull'origine dell'uomo ne sappiamo sempre meno. Cioè io mi ricordo quando ero piccolo, no? L'uomo, tutto perfetto, no? Così, non si sa più niente. Ci sono quattro ceppi che paiono essere totalmente staccati l'uno dall'altro, il sapiens tradizionale, diciamo centro-sudafrica, il caucasico, il denisovan e il cinese. Denisovan e il cinese. Adesso si stanno scoprendo all'interno di questi, facendo la paleogenetica, tutta una serie di inserimenti, di pezzi di geni che non si sa da dove arrivano. Adesso si è scoperto che il denisovan si è incrociato con dei geni, fra virgolette, umani, di una specie mai conosciuta da nessuno. Cioè non sappiamo neppure che esiste, ma l'abbiamo trovata dentro i geni del Denisovan. Quindi, io le dico francamente, poi ovviamente sono un ignorante abissale, ma mai nessuno mi convincerà che i gialli derivano dai neri. E poi i gialli vivono più o meno alla stessa nostra latitudine. Perché noi siamo così? Se a farci così è il clima, perché noi siamo così e i gialli sono così? Ma secondo lei? E come mai gli svedesi non sono pieni di peli? Visto che vivono al freddo. Ma la differenza dell'italiano, secondo lei, da quello che è stato messo da fuori o dell'animale che hanno trovato in giro sulla terra? Sono intervenuti su quello che hanno trovato qui. Quindi hanno trovato una roba diversa in Asia, una roba diversa in Africa. No, o forse. No, allora, sono intervenuti qui magari facendo esperimenti diversi. O magari erano loro diversi. Cioè se noi supponiamo che noi andiamo a popolare un pianeta sul quale troviamo delle forme di vita per noi primitive e ci vanno gli americani, i russi e i cinesi, dopo 2000 anni troveremo tre ceppi e magari che parlano lingue diverse su quel pianeta. Cioè io non so se è vero questo, ma quantomeno ha senso. Ecco, per il momento basta così, dico basta così, no, non nel senso che non ne voglio parlare, mi basta sapere che ha senso, perché vuol dire che vale la pena di continuare a studiare, cioè a tenere la mente aperta per capire che forse le cose hanno avuto un percorso diverso da quello totalmente incongruente che ci è stato spiegato, perché nessuno ci spiega come mai noi abbiamo 46 cromosomi e quelli da cui deriveremo ne hanno 48, che è una roba che in natura porta alla morte immediata dell'individuo su cui questo avviene, se questo non è fatto sotto controllo. Ma non basta che succeda in un individuo, bisogna che nelle foreste dell'Africa ci sia stato su un ominide uno che ha avuto una mutazione che non lo ha ucciso, cosa questa pressoché impossibile, che l'ha portato da 48 a 46 cromosomi, ma non uno. Poi deve essere un maschio, poi deve essere venuto in una femmina. Questi due qui, nelle foreste, si sono incontrati, hanno fatto un figlio che è sopravvissuto. Poi questo figlio, siccome non c'è, o ha trovato un'altra femmina, che combinazione anche lei ha avuto, o altrimenti si è unito con suo marito. Cioè, come ha scritto e l'ho pubblicato forse nel primo libro Mondadori, la Bibbia non parla di Dio, un genetista che dice questa roba qui è un'unica spiegazione. Gruppi di maschi e gruppi di femmine, su cui sono stati fatti le mutazioni, cioè la fusione del cromosoma 2 e il cromosoma 3, che sono diventati un unico cromosoma, fatti riprodurre sotto controllo e soltanto dopo molte generazioni rilasciati in libertà, perché altrimenti sarebbero scomparsi subito, che non è possibile in natura, non è possibile. O bene, è statisticamente talmente improbabile, no, che un maschio abbia quella mutazione, ma se quei due si incontrino, cioè, non esiste. Non esiste. E quindi questi genetisti, tant'è che c'è il dottor Pietro Buffa, che adesso hanno cominciato a massacrare anche lui, poverino,
Tra l'altro lui è uno dei vincitori del premio Marie Curie, che è uno dei premi più prestigiosi che viene dato in Europa ai giovani ricercatori. Lui è il capofila di un gruppo di biologi molecolari e genetisti tra Italia, Inghilterra e Harvard, che stanno cominciando a formulare questa teoria della evoluzione pilotata. Cioè, su di noi fino a un certo punto ha funzionato l'evoluzione, da un certo momento in avanti, a partire da circa 400.000 anni fa, è intervenuto qualcuno che ha dato una direzione alla tenuta sotto controllo. E qui tra l'altro mi viene in mente una cosa veramente, si costruiscono i castelli per poi attaccare quelli, cioè hanno detto, Biglino dice che questi qui sono arrivati qui 450.000 anni fa. Hanno cominciato a lavorare, hanno lavorato per 200.000 anni, poi si sono stancati, hanno deciso di costruire un lavoratore, cioè quindi noi, insomma l'Homo sapiens, poi dopo altri 200.000 anni hanno cominciato attraverso la genetica a procurargli il cibo, cioè grano, mais, patate, poi se abbiamo tempo ne parliamo perché sono cose interessantissime. Cioè no, non è vero, cioè viene costruito un castello, viene attribuito a me quando io quel castello non l'ho mai neanche mai immaginato, non sono mai costruito. Questi qui sono arrivati qui, hanno fatto quel che hanno voluto e io non so che cosa facessero. Possono aver lavorato per un anno, come ci raccontano i testi antichi, poi si sono stancati e si sono ribellati ai loro capi. I capi hanno rischiato di morire in quella ribellione e hanno detto bisogna che facciamo qualcuno che lavora per noi, cioè qualcuno che lavora per conto dei nostri subalterni. E uno dei due figli dell'impero ha detto ma qui su questa terra c'è uno che può lavorare per noi, basta che gli mettiamo dentro un pezzo nostro, ok? Cioè questi racconti li abbiamo, tra l'altro li abbiamo, basta fare finta che siano veri, non dobbiamo inventare nulla. Hanno messo dentro un pezzo loro, che sono quella parte che difatti i genetisti non sanno spiegare da dove arriva, che ha procurato il processo di encefalizzazione. Cioè noi abbiamo avuto dei balzi nello sviluppo del cervello che in natura non avvengono. I nostri parenti più stretti, che sono il Pampaniscus e il Pantroglodite, insomma due scimpanzé, sono dal punto di vista evolutivo pressoché fermi da 4 milioni di anni. Noi in 300.000 anni, infatti noi siamo diventati una sorta di cancro per il pianeta. Perché? Perché noi siamo l'unico essere vivente per natura a non essere adatto a nessun ambiente, tant'è che noi ci dobbiamo adattare a tutti. Cioè, noi non nasciamo più con nessun particolare che ci rende adatti per un ambiente. Noi, così come siamo, moriamo dappertutto. Noi dobbiamo costruirci, forse anche soltanto i coltelli di selce, come si facevano i nostri. Perché noi altrimenti moriamo, la natura ci uccide, perché noi non abbiamo più protezioni, non abbiamo coperture, non abbiamo più le zanne, non abbiamo gli artigli, non abbiamo nessun senso particolarmente sviluppato, cioè nella vista, nell'olfatto, abbiamo tutto meglio. Cioè siamo stati fatti per essere funzionali ad una certa roba, a capire e eseguire ordini. Abbiamo delle cose che sono stranissime, per esempio la crescita dei capelli. Non io, ma quelli che ce l'hanno, cioè noi non abbiamo più i peli che ci coprono, però abbiamo questi peli, cioè, questi peli qui che crescono in un modo che è assolutamente anti-evolutivo. Cioè voi pensate avere 1,5 metri, 2 metri di capelli nella foresta, o cadere in acqua con 2 metri di capelli, o sfuggire ad un predatore correndo con 2 metri di capelli, o a rincorrere una preda con 2 metri di capelli. Sapete cosa ci dicono gli antichi? Che quelli là si eccitavano con i capelli lunghi delle femmine giovani. Da qui il vero. Esattamente. Adesso lo leggiamo. Quelli là erano eccitati sessualmente dai tant'è che nei testi di Qumran c'è scritto che le giovani fanciulle che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti i Malachim, cioè diciamo la parte più bassa della loro gerarchia, si dovevano coprire a loro tutela, non per rispetto nei confronti dei Malachim, ma a loro tutela. Tertulliano, uno dei padri della Chiesa, nel De Virginibus Velandis scrive che le giovani donne che partecipano all'assemblea alle quali sono presenti gli angeloi, cioè trasposizione in greco del termine Malachim, si dovevano coprire per non eccitare sessualmente gli angeli.
Paolo, così se lo dice Paolo siamo tranquilli. Paolo dice, dunque, tutti noi sappiamo, adesso non si fa più, no? Immagino, ma tutti noi sappiamo che le donne andavano in chiesa col cielo, col capo coperto da un velo per rispetto verso Dio. No. Per questo la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo, a motivo degli angeli. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, a motivo, vuol dire a causa degli angeli. Non per rispetto verso Dio, a causa degli angeli le donne si dovevano coprire. E il velo delle musulmane è, per la cultura ebraica, i capelli erano la nudità di una donna. Quindi adesso ovviamente c'è l'emancipazione per fortuna, ma altrimenti nei tempi biblici la donna non si poteva sciogliere i capelli se non di fronte al marito. Arrivo, Se non di fronte al marito. Tant'è che quando la Maddalena si scioglie i capelli per lavare e asciugare i piedi a Gesù, e utilizza tra l'altro l'olio tipico delle unzioni regali, che era un olio che veniva utilizzato, sapete per che cosa? Per facilitare il rapporto sessuale, la penetrazione. Quindi c'è un grande inganno. Mi hanno colossato. Hanno fatto prendere una cosa per un'altra. Certamente. Capite? Quindi tutto questo discorso qui è relativo al fatto che allora si parlava di individui molto molto concreti. Quando si dice parlare del sesso degli angeli, sì, bisogna parlarne, perché erano dei maschi molto attivi e anche molto per Gabriele, dove andava con Piva. Prego. La signora sulle differenze delle etnie, differenze visibili delle etnie. E sappiamo dagli scritti tradotti da Sicilia, no? Che questi signori arrivano 430.000 anni fa a fare certe cose e creano il lavoratore. Sentite tutti o il microfono? Il microfono è meglio. Sappiamo dagli scritti di Sicilia, che era un sumerologo, che questi signori arrivano 430.000 anni fa, vanno in Sudafrica, grosso modo, scavano le miniere, iniziano a lavorare, erano poche persone, 600 persone, e dopo un po' c'è questa rivolta che citava il dottor Biglino e che li porta alla pianificazione e alla costruzione del primo, non so se si poteva già definire Sapiens, comunque grosso modo a qualcosa di estremamente diverso dall'Homo erectus e dall'Homo habilis che girava per la Terra. Poi 6500 anni fa, quindi nel 4500 avanti Cristo,